Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un'altra prova, un'altra recensione, in questo caso di un modello eh, particolare che sarebbe il Diva, eh, quindi difesa valida Sparente aggressione, eh, Top, quindi la versione da 2000 a 2 milioni di Scoville con anche annesso il gangetto a portachiavi. Eh, è un prodotto che mi è stato fornito dall'azienda spalenteaggressione.it e che ringrazio per avermi dato la possibilità di provarlo. È distribuito in Italia dalla Defense System, come tutti i prodotti Defense System, come abbiamo già visto. In in altre situazioni, è presente la classica scheda di garanzia qua dietro che è questa schedina qui, e poi qui dietro invece c'è il, il fogliato informativo su come utilizzarlo sul fatto che sia conforme al decreto 103 del 2011, quindi perfettamente conforme al decreto legislativo che si occupa di regolare quelle che sono le caratteristiche tecniche degli spray antiaggressione che ricapitolando, devono essere inferiori a 3 metri di distanza, non avere più di 20 ml, sostanza attiva non deve essere superiore al 10% sul totale della, della soluzione, e di questi 10% non ci può essere più di 2,5% di capsaicina effettiva in questo caso quindi non è specificato però in realtà in maniera dettagliata quanta capsicina ci sia sappiamo che però c'è il 10% massimo di soluzione attiva su un totale di 15 ml no, è specificato qui esatto come nell'altro come anche negli altri prodotti 2,5% quindi non sulla testina di garanzia ma sul foglietto informativo sì e abbiamo eh, appunto tutte le informazioni sulle modalità d'uso e all'interno quindi te lo possiamo trovare una serie di, di interessanti caratteristiche quindi autocontaminazione, tipologie di pepper spray eccetera, comunque rimando poi alla lettura se doveste comprare il prodotto eventualmente integrale del, del librettino ma andando a posizionare questo momentaneamente abbiamo qua dentro solito prodotto spray, come caratteristico come gli altri che abbiamo già visto, qui ci sono alcune differenze però clip integrata come al solito qui, piccolo portachiavi già attaccato e, e qui cosa abbiamo di differente però? Abbiamo la classica mh, Uh, pellicola che non è, una, non è un pezzo di carta, quindi non si va a rovinare, applicata sulla bomboletta. Qui sotto abbiamo la data di scadenza, in questo caso scade nel 2022, dicembre 2022, contiene 10% di OC, difesa valida. 15 uh, ml, qui tutte le stesse caratteristiche che sono scritte appunto sul foglietto informativo. Come potete vedere, è diverso rispetto al modello base, perché eh, il modello base aveva un altro tipo di tasto, di pulsante, potremmo chiamarlo qua sopra, mentre qui abbiamo un pulsante che sembra leggermente più robusto. Ora eh, memore però dell'esperienza con gli altri spa, in particolare con il modello base, e mi coprirò la faccia con la mano perché oggi è una giornata particolarmente ventosa ogni tanto e, e quindi rischiamo che il, il gas ci torni indietro provo sempre a partire da una distanza di 3 metri per vedere se cambia qualcosa effettivamente a livello di potenza tra il Diva base e il Diva top che è questo altrimenti mi avvicinerò alla classica distanza di circa 40-50 cm che è la distanza per cui questi prodotti nascono cioè una distanza ravvicinata di aggressione proviamo subito, non perdiamo tempo provo ad avvicinarmi alla classica distanza di meno di un metro due 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Puh, 22 no 21 <coughs> 21 colpi è il massimo che si riesce a fare anche con il diva base top 20 come abbiamo detto Circa 21-22 sono i colpi, che, i colpi. Gli spruzzi che si riescono a fare col diva top, esattamente come il diva base. Quindi in termini di quantitativo, ovviamente sono 15 ml con spruzzi di circa un secondo. Gli, e, insomma, il quantitativo massimo è questo. Per quanto riguarda la potenza. Si sente che questo è leggermente più potente perché abbiamo 2 milioni di Scoville per il semplice fatto che mi bruciano anche gli occhi soltanto per averlo utilizzato per il ritorno appunto del gas. Eh, hanno solo questa piccola cosa, attenzione, perdono un po' di liquido soprattutto sugli ultimi colpi perché ovviamente quando poi lo spray non riesce più a essere nebulizzato goccio l'attenzione perché vi macchia e macchia di una sostanza rossa abbastanza, di arancione abbastanza intensa come potete vedere qua sul fazzoletto e poi anche sulla bomboletta. Giudizio finale molto positivo, cioè dal punto di vista dell'efficacia questo spray è straordinario eh, per essere così piccolo è veramente veramente efficiente. Per quanto riguarda eh, la nebulizzazione, bisogna stare attenti perché ovviamente uno spray che va utilizzato a una distanza molto ravvicinata, 40-50 cm, si spruzza e bisogna allontanarsi immediatamente. Perché altrimenti ci può essere una contaminazione di chi lo utilizza. Ehm, e vi posso garantire che anche soltanto con una leggera contaminazione gli effetti si sentono sia sulla gola che sul naso e sugli occhi. Posso garantirlo. Eh, sicuramente come efficace è ottimo, lo consiglio assolutamente bisogna avere l'accortezza con tutti questi spray ovviamente di non trovarsi a distanze troppo lontane perché chiaramente già a 2-3 metri, 3 metri è il limite massimo per la, per la legge italiana ma comunque già a 2 metri non si riesce a raggiungere il bersaglio o si raggiunge in maniera parziale e sono nati, nascono con lo scopo di essere utilizzati a distanza raffigirata in questo modo eh, con l'accortezza di far che cosa? spruzzo, mi difendo, mi sposto immediatamente in modo tale che così evito un ritorno della componente nebulizzata per questa prova direi che abbiamo finito, giudizio in generale positivo, appunto ricordatevi queste piccole accortezze, e ringrazio la spalenteaggressione.it per avermi fornito questo prodotto, per avermi dato la possibilità di provarlo e vi invito a visitare il loro sito dove poi vi metterò anche in descrizione il link del prodotto se volete acquistarlo, costa 10,90€ circa sul loro sito o qualche euro di più rispetto comunque alla versione base che costava 10,90€. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!